Poche parole per ricordare l'amico germano appena scomparso, anche se la sua figura e la sua memoria meriterebbero ben altra commemorazione che quattro frasi di emozione e di tristezza. Così, in una lettera, il dottor Carmine Rossi Vairo per ricordare l'amico Germano Rizzo. «Se n'è andato così, Germano», scrive il dottor Carmine Rossi Vairo, in punta di piedi, senza clamore, in un momento di sconcerto sociale dovuto a questa tempestosa pandemia che ha allentato i legami degli affetti e delle amicizie, sebbene non li abbia di certo cancellati, e che impedisce a chi è lontano come me anche di rispettare i riti canonici del commiato con una commossa presenza. Ora che si va accendendo la speranza di nuova normalità, s'avverte più distintamente la pena di quella casella vuota che accresce il numero degli amici che se ne sono andati per una qualsiasi ragione, per un qualsiasi ma sempre tragico motivo, un sentimento di dolore che accomuna tutti noi agropolesi che abbiamo amato e stimato Germano. Di lui voglio testimoniare le tante buone qualità che ne hanno fatto un amico prezioso, un uomo saggio, un galantuomo, una persona dedita al lavoro e alla famiglia. Voglio in particolare ricordare la sua bontà e sensibilità, la sua disponibilità nei rapporti interpersonali, mai prevaricando le ragioni dell'altro, il suo equilibrio morale e intellettuale, il suo impegno civile che lo ha visto promotore, testimone e compartecipe di tutti gli eventi importanti nella nostra città e non ultimo la sua vasta cultura che gli ha consentito di nobilitare fatti e personaggi che hanno dato lustro alla nostra terra, dalla mitica figura del santo Francesco Pellegrino ad Agropoli all'umile pescatore Vito Ruocco. Da oggi anche lui è nel novero di questi eletti che ha ricordato nel suo ultimo libro Agropoli i personaggi e la sua storia. Per Germano mi piace citare i versi di un grande poeta cantore catalano che sullo sfondo di una musica struggente su per giù suonano così: non c'è cosa più preziosa di ciò che si è perduto. Questo dà il senso di quanto la presenza di Germano abbia arricchito le nostre esistenze e di quanto ora, per un triste ossimoro, la sua morte impoverisca la nostra vita.